dunque in primo piano il tema del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Oggi in un vertice che si sta concludendo proprio in questi minuti all'aeroporto di Pescara, Regione e Sindaci hanno incontrato la rappresentante del commissario che appunto si occupa di questa opera finanziata dal PNRR. È stata illustrata la proposta del tracciato alternativo, c'è stato appunto questo faccia a faccia su cui ci riferisce in diretta dall'aeroporto di Pescara la nostra Marina Moretti. Buon pomeriggio Marina. Buongiorno Carmine, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Hai detto bene, il vertice si è concluso veramente non più di 4 minuti fa. Noi abbiamo subito bloccato il Presidente della Regione Marco Marsilio per farci dare le sue impressioni a caldo, visto che non poteva trattenersi fino alla diretta del TG. Abbiamo poi altre interviste che manderemo come sempre nello speciale, nell'approfondimento della sera, con altri sindaci. Sapete che si è costituito questo comitato di sindaci non per bloccare questo intervento, ma per fare sì che sia meno impattante sui territori, soprattutto nella parte che riguarda gli attraversamenti urbani di San Giovanni Tatino, anzi nella fattispecie di San Buceto e anche di Chieti. E i margini si stanno faticosamente cercando, probabilmente qualche margine in più per la zona di Manoppello, visto che comunque il progetto di far arrivare la ferrovia nell'interporto era in qualche modo già avviato. Sicuramente la trattativa sarà più difficile per ciò che concerne l'attraversamento di San Buceto, ma c'è da dire anche che oggi in realtà è stata un'occasione preliminare, perché si è presentata la coordinatrice del dibattito pubblico, proprio fresca di nomina, la dottoressa Yolanda Romano, che oggi si è presentata ascoltando già i territori, che poi tornerà ad ascoltare anche in separata sede. Dovrà essere fatto un verbale entro la fine di aprile e entro giugno completare questo iter, perché comunque il progetto andrà avviato, perché entro il 31 dicembre 2026 andrà anche rendicontato, e quindi insomma dovrà essere compiuto, pena ovviamente la perdita dei fondi, che sono differenziati, perché per una parte interviene il PNRR e per l'altra parte intervengono altri fondi ministeriali e di RFI. E dunque tutto questo riassunto un po' dal Presidente Marsilio. In un primo momento era sembrato che non ci fosse tanto da mediare, ma sia il Presidente che poi per la verità anche il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il Sindaco di Scafa, il Sindaco di Manoppello, insomma hanno detto che qualcosa si potrebbe sperare di ottenere, almeno di ridurre questo impatto, questa presenza così importante nei centri abitati. Se vuoi Carmine, se sei d'accordo, possiamo ascoltare il Presidente della Regione Marco Marsilio. Certo. Presidente, questa riunione, che è una riunione preliminare in cui si è presentata la dottoressa Romano, secondo lei ha avviato una possibile mediazione o è, diciamo così, solo un pur parler, ma poi le cose si faranno così come progettate? No, non bisogna avere alcun pregiudizio quando si fanno questi incontri, quindi sbaglierebbe chi pensasse che non servono a niente, perché anzi credo che sia stato molto utile e costruttivo. La presenza della dottoressa Romano, anche con 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio formale della procedura di dibattito pubblico che avverrà il 25 febbraio, la presenteremo insieme, è stato un atto di attenzione, di sensibilità, proprio la volontà di non perdere tempo e di ascoltare tutti fino in fondo. Io credo che tutti i sindaci, tutte le amministrazioni abbiano avuto oggi un'occasione preziosa di far emergere le loro perplessità, le loro criticità, le criticità che hanno riscontrato sui territori e che i territori chiedono di rappresentare, e Rete Ferroviaria ha ascoltato anche con molta attenzione, dedicando ore e ore di tempo a questo ascolto per poi valutare tecnicamente le controproposte. Nessuno deve pensare di avere ragione a prescindere, vale per RFI, vale anche per i territori, perché fare una ferrovia non si improvvisa, gli ingegneri ferroviari sono, come dire, una disciplina e una specializzazione importante con parametri tecnici che devono essere rispettati, quindi non è facile appunto far camminare un treno e metterlo sul retaio, e noi dobbiamo avere da un certo punto di vista l'umiltà di comprenderlo e di capirlo. La cosa importante è che tutti hanno risottolineato, e questo me lo ha anche fatto notare con piacere la coordinatrice del dibattito pubblico, che
c'è condivisione da parte di ogni attore della importanza e della necessità che questa opera venga fatta. Cioè qui non siamo in presenza di quelli che dicono è un'opera inutile, è un'opera dannosa, come abbiamo avuto la Torino-Lione con il fenomeno NOTTAV. Quindi non ci sono istituzioni o soggetti sufficientemente rappresentativi che vengono a dire è meglio non fare niente. Tutti vogliono che questa ferrovia venga fatta, me per primo, che ho ricordato quanto stiamo investendo e quanto lavoro politico, amministrativo abbiamo fatto per portare oggi a questo risultato, che è già un risultato molto importante, perché per la prima volta dopo decenni qui in Abruzzo si parla per davvero di fare opere ferroviarie, si parla per davvero di potenziare e velocizzare la linea Roma-Pescara, che per decenni e decenni è rimasta una linea sostanzialmente abbandonata. In alcune fasi della nostra storia recente era considerato un ramo secco da parte delle ferrovie, oggi invece vede investimenti con i fondi del PNRR e non solo. Ma l'attraversamento urbano però delle linee ferroviarie non è una pratica ormai un po' in dismissione, fuori uso? Beh, questo è un aspetto delicato, semmai è quasi il contrario, perché i programmi, anche le filosofie di approccio anche a livello europeo portano a dire che non dobbiamo consumare nuovo territorio, che se c'è un'infrastruttura già dedicata al trasporto è quella che debba essere prevalentemente e prioritariamente utilizzata e implementata. E se il treno ha le proprie stazioni in prossimità o all'interno delle aree urbane viene usato più facilmente dai cittadini, mentre se lo spostiamo fuori e le stazioni vanno a finire lontano dalle città ci si arriva con la macchina. Quindi l'equilibrio va trovato, è sempre molto complesso, non è un lavoro facile, è quello che cercheremo di fare lavorando tutti insieme. È chiaro che quello che noi abbiamo raccomandato e continuiamo a chiedere a RFI è di valutare e anche predisporre le soluzioni alternative, le varianti, le diverse valutazioni sulle diverse possibilità di tracciato e di intervento, in modo che la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni possa avvenire in maniera consapevole, documentata e trasparente, e per finire anche in maniera partecipata, perché poi di fronte alla quando ci sono dati oggettivi che vengono presentati, le polemiche ovviamente vanno a diminuire, vanno a cessare, almeno per le persone che hanno onestà intellettuale e buonsenso. Però è importante che, perché questo avvenga, appunto RFI faccia delle valutazioni, prenda sul serio le proposte che arrivano dai territori, le valuti, sviluppi ipotesi progettuali, così che il confronto possa avvenire nella maniera più completa e trasparente possibile. Grazie. Allora Marina, prima di salutarci, io faccio riferimento ad una nota che è uscita esattamente un quarto d'ora fa e che è sottoscritta da 16 associazioni datoriali e sindacali, che sono le più importanti della regione: Agici, Casartigiani, CIA, CLAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega Coop, CGL, CISL, UIL e UGL. Tutte insieme dicono sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara: questo è un progetto strategico, non si torni indietro, imprese e sindacati, politica e istituzioni, non vanno alimentate le proteste dei cittadini. E questa nota parla anche di, in campo ci sono progetti alternativi fantasiosi se non irrealizzabili. Il riferimento evidente è alla proposta di interramento della ferrovia nel tratto che va da San Giovanni Teatino a Chieti. Credo che questo sia È da precisare che dei presenti nessuno si è detto contrario al raddoppio. Questo va precisato. Ma questo l'abbiamo più volte precisato. I sindaci non sono contrari, solo che almeno in quelle parti che potrebbero disturbare di più la vita urbana, zone antropizzate, andrebbero modificate. Grazie. Poi ovviamente io non sono un ingegnere, se si possa fare o meno non lo sappiamo, però probabilmente non
si dice una cosa diversa. Cioè. Certo, certo, Maria. Allora, nessuno vuole perdere questa occasione. Ci rimettiamo allo speciale che andrà in onda alle 20.05 di stasera, ma insomma il peso delle associazioni che hanno sottoscritto questo documento mi sembra abbastanza rilevante, andava comunque documentato.